diventato il fenomeno sportivo oggi, quindi non il sistema sportivo, cioè quanti, anche tra coloro che frequentano oggi la festa, molti di noi autonomamente, al netto di essere sportivi che fanno parte di un ente di promozione sportiva, di una federazione, di professionismo o altro, fanno attività sportiva e attività motoria. Domanda prima ai decisori, alla politica, al sistema sportivo, eccetera. Questo fenomeno deve essere considerato dalle politiche pubbliche di un paese civile e, aggiungo, come giustamente dicevi tu, che si colloca anche nel medagliere. Prendiamo solo il medagliere, tra i primi 10 al mondo nel CIO. Risposta, sì. Quindi oggi c'è una riforma ed c'è una legge delega, c'è una legge finanziaria che ha inserito un nuovo soggetto, Sport e Salute, tra l'altro soggetto erogatore di risorse e dei contributi e quant'altro. Allora il tema è, tra l'altro in questi minuti, in questi momenti si sta parlando della composizione di un eventuale governo, messaggio ai naviganti, tradotto, un nuovo governo che verrà dovrà per la WISP occuparsi di questo, sì, si abbia il coraggio di prendere in mano il fenomeno sportivo, il fenomeno della pratica sportiva e cominciare a mettere in ordine le varie caselle. C'era bisogno, quindi altre due cose chiudo, c'era bisogno di mettere mano al sistema sportivo, quindi sulla prima cosa secondo me noi abbiamo un ritardo, già solo della definizione di sport, che è quella europea, molto più avanzata, il nostro ordinamento giuridico non contiene una definizione di sport. Cos'è lo sport in Italia? Non è definito da nessuna parte. Sarebbe il caso, nei decreti attuativi, di poterlo fare, si scrive. Per la WISP è la definizione europea, perché la definizione europea abbraccia non soltanto gli aspetti organizzativi, ma anche quelli non organizzati, diciamo così, della pratica sportiva non ufficiale. Due, c'era bisogno di toccare il sistema sportivo italiano? Sì, perché ci sono delle grandi diseguaglianze tra il CONI, che ricordo a tutti, lo statuto del CONI nell'articolo 1 cita che il CONI è la confederazione delle federazioni e delle discipline sportive associate. Gli enti di promozione sportiva, che sono per numero di tesserati abbondantemente superiori al numero delle federazioni, sono all'articolo 26, entrati dopo con la riforma Melandri, poi Pescante, eccetera, eccetera. Quindi c'è bisogno di riordinare quella roba lì, di dare pari dignità, a proposito della dignità poi arrivo anche al tema del professionismo femminile, sì, c'era la necessità di mettere mano su questo. Quindi tutti, secondo me, dobbiamo sentirci impegnati a capire come, io un'idea la lancio, è stato interessante per quanto faticoso e per quanto non ancora definito il percorso dei decreti attuativi della riforma del terzo settore italiano. Sarebbe il caso di ragionare di un codice dello sport italiano unico, che si mette lì e si comincia a capire cosa fa il CONI, cosa fanno le federazioni, cosa fanno le discipline sportive associate, cosa vuol dire promozione sportiva e chi la fa. E poi arrivo al terreno dei diritti. Questo è un altro elemento di cui bisogna approfittare come occasione, perché questa è una diseguaglianza nelle diseguaglianze che grida assoluta vendetta, e non lo diciamo noi come WISP, qui è presente la Presidente del Consiglio Nazionale della WISP, che è anche la delega sulle politiche di genere nella WISP, noi costantemente facciamo battaglie sulla parità di genere, sulla parità dei generi nella pratica sportiva, e questa è una cosa che grida vendetta. Lasciare giuridicamente alla discrezione delle federazioni intanto di decidere qual è il professionismo. Intanto che lo decidi, affermare, diciamo, disuguaglianze tra uomini e donne, questa è una roba, e non si fa, secondo me, anche con interventi tampone, per quanto lodevoli, e chiudo davvero, come nel precedente, diciamo, governo c'è stato questo intervento sulla maternità, diciamo, per quanto riguarda le atlete femminili, stiamo parlando, come dire, di interventi tampone che non hanno una visione. È arrivato il momento di porsi tutti i soggetti, non solo del sistema sportivo, i decisori della politica, le istituzioni locali, di mettersi tutti intorno a un tavolo e capire qual è il sistema sportivo che noi vogliamo nel terzo millennio di questo paese. Diventare arbitri, andarono proprio gli arbitri dell'USP a spiegare le regole. C'è proprio un progetto, per la prima volta 2 anni fa abbiamo trasformato Alessandria Bibi città dentro il carcere, dentro le
delle due case di reclusione, però non vi dico la fatica, ma la fatica di permessi per entrare dentro. C'è dubbio, conosco bene. Poi, anch'io che vado abbastanza di frequente dentro, non avevo dato il mio documento, è stato come una tragedia, se non arriva il capo di... Perché? Perché comunque anche questo è visto come il timore. E invece questo è sport inclusione, con un altro valore fondamentale. Così come deve cambiare, secondo me, grazie ai risultati, anche la mentalità della scuola. Oggi la scuola, l'educazione fisica ha 2 ore. Mettiamo alla fine o all'inizio, così se poi ho un'interrogazione, allora mi faccio esonerare, o se non ho l'interrogazione rubo l'ora al colleo, se ho un'esercitazione che va lunga prendo l'ora del collega. Se utilizzo un impianto della città che ha 20 minuti dalla scuola, una pista di atletica, io arrivo lì e delle mie 2 ore mi restano sì e no un'ora scarsa. E quindi viene, cioè, non c'è proprio neanche, secondo me, un concetto ancora, deve cambiare quel modo di insegnare, partendo dal gioco. Noi abbiamo la più grossa federazione in termini di affiliati, che si chiama Federazione Italiana Giuoco Calcio. Vi garantisco che se da anni i Puccini, i primi calci, gli esordienti non hanno più classifiche, se voi andate dentro le società sportive hanno le classifiche che si fanno a mano, e non sono fuori classifica, questi non hanno classifiche, quindi è proprio tutto un sistema che deve cambiare, perché se noi lo facciamo soltanto a spot, come è parte di questa riforma, a spot non si va da nessuna parte. Possiamo fare un pezzettino, passo in avanti, ne facciamo altri 3 indietro. Siamo pronti noi a diventare un paese sportivo? Cosa ci manca? Abbiamo l'educazione, siamo noi, cioè siamo educati a diventare un pochino più sportivi, oppure a volte c'è anche la ricerca del risultato in quanto risultato, senza guardare tutto quello che c'è dietro, passando sopra appunto a questi istruttori, istruttrici, allenatrici, allenatori, dirigenti, che rischiano, che ne fanno in alcune della loro professione, e rischiano di non avere neanche un sistema pensionistico, una protezione pensionistica. Tutti rischiamo, visto il sistema pensionistico nostro e le nostre casse, però quando proprio non ce l'hai rischi davvero. Io provo a fare su questa domanda, a riprendere un passaggio di un mio intervento al Consiglio Nazionale del CONI, quando finalmente si è cominciato a parlare di politica sportiva, perché il Consiglio Nazionale del CONI, chi ha avuto modo o l'opportunità di assisterli, delibere e ciao arrivederci, e se uno prende anche 1 minuto e mezzo in più redarguito subito col cartellino rosso. Allora il punto diventa questo, sempre per l'avviso ai naviganti e cassetta degli attrezzi, per arrivare a immaginare se noi possiamo un giorno diventare un paese che cambia la cultura sportiva. Che cosa dissi io in quell'occasione a tutti gli altri 75 componenti del Consiglio Nazionale del CONI, quindi compreso Giovanni Malagò, della serie: scusatemi, se tutti parlano delle componenti di questo governo o di quel governo, quello comunque che è ancora in carica, come forze antisistema, al netto dell'antisistema, come forze antisistema, coerentemente nella loro idea, smontano un sistema nel quale quelle forze antisistema non hanno un rappresentante nel sistema di relazione. Tradotto, un'azione, a me può piacere o non piacere, sono d'accordo con alcuni passaggi che faceva Giovanni, e su l'articolato stesso della riforma, poi ci tornerò come passaggio. Il tema è: hanno avuto coraggio loro signori? Sì, sono arrivati dicendo quella cosa va smontata, quella cosa 2 secondi dopo l'hanno smontata. A me piace come l'hanno smontata? No. Doveva essere smontata? Ribadisco sì. Questo è il primo tema. 2, chi si pone in modo alternativo a quella riforma e quindi vuole giocare come la WISP, il centro sportivo, gli enti locali, visto che abbiamo l'amministratore locale, gli atleti, no? Che hanno un'idea progressista, che vivono disuguaglianze e via dicendo, si può giocare una grande partita oggi in termini di decretazione attuativa
di quella riforma per capire se si ragiona prima di tutto di cultura sportiva in questo paese? Secondo me sì. Se però, provo a dire due o tre cose, non si ritorna a fare gli stessi errori. Tradotto, quella riforma parla anche di centri sportivi scolastici, ne parlava Stefano prima, ok? Intanto quella riforma lì e quell'articolato dice solo le società sportive. Il consiglio d'istituto può sentire le società sportive, gli enti di promozione sportiva non ci sono. Tradotto, se ritorniamo di nuovo a ragionare che un centro sportivo scolastico deve prendere il Vincenzino Manchino, che dall'età di 6 anni in su deve diventare il campione più grande del mondo, allora noi la cultura sportiva di questo paese la teniamo ferma. Se il tema è, parlo dell'esperienza della WISP sul piano culturale, un signore Jean Piaget che parlava di psicomotricità, si parte da quella cosa lì? Fino ad una certa fascia di età si gioca nella vita? Si gioca con la palla, si gioca con la bicicletta, si gioca non so con che cosa, si gioca. Se la cultura sportiva di questo paese arriva a dire si gioca, e bisogna avere coraggio per dirlo, perché nel momento in cui lo dici tu stai toccando un sistema, cioè il fatto che per esempio le federazioni sportive, lo dico con estrema chiarezza, nelle indicazioni del CIO, dei comitati olimpici nazionali, di sport accordi, tutta una serie di... cosa dicono? I master li facciamo noi, gli over li facciamo noi, tutto possono fare le federazioni. Se qualcuno non arriva a dire, ascolta un attimo, tu devi portare a casa la medaglia, e la medaglia si porta a casa dal alto, perché quello è il fisico, fino al punto in cui può arrivare per avere una determinata prestazione, tutto l'altro resto fa parte della necessità di immaginare un sistema sportivo circolare che quando Vincenzino Manchino è diventato Vincenzo Manco e ha già fatto la sua esperienza, ci sono altre strutture, gli enti di promozione sportiva è un soggetto, è un organismo, altri, perfetto, che lo prendono e lo accompagnano, e così cominceremo a non parlare più forse in questo paese per esempio della grande convegnistica che si fa sul dropout e sull'abbandono dello sport in questo paese, che è sempre la stessa fascia di età da 40 anni a questa parte. Quindi dalla scuola bisogna cominciare a dire, bisogna mettere subito il ragazzino a far qualcosa, allora facciamolo giocare, facciamolo divertire e facciamogli provare più sport. Aggiungo l'ennesima: non sarà il caso che nella scuola questo paese cominci ad educare i suoi cittadini sulla pratica sportiva, sull'etica della sconfitta? Ma chi arriva secondo è sfigato in questo paese? Ma non ha fatto gli stessi sforzi e gli stessi sacrifici che ha provato a fare chi è arrivato primo e chi è arrivato terzo? Questa roba qua, se non la metti lì sui banchi a dire tu non sei uno sfigato, tu sei bravo quanto quello arrivato prima, ed è per me più bravo di te, punto, fine a casa, finita. E quindi costruire, vado un po' sul terreno tuo vostro Mimmo, anche diciamo la cultura di una narrazione, e qui lo metto tutto in campo, diciamo il tema della comunicazione, dei professionisti della comunicazione, del giornalismo eccetera, anche su questo è evidente che bisogna aprire un tema di narrazione sociale della pratica sportiva, no? Perché se no è il campione, perché se no ci sono le discriminazioni di genere, perché se no c'è qualcosa che non funziona. Tutto questo ha bisogno di una scelta. Dice, noi questa cosa la vogliamo fare, rompiamo un sistema di relazioni. Aggiungo anche qui, a proposito di quello che diceva Stefano, e chiudo a proposito del politically correct, ma il sistema di relazioni conseguente anche ai temi del consenso, questo in modo trasversale sulla politica di centrodestra e di centrosinistra, ma non è finito all'interno di quel sistema, resta il sistema di relazioni. Ma quando uno dice io ti porto tot, nessuno di noi, come nei partiti, è più in grado di dire io ti porto tot. Allora è arrivato il momento in cui il sistema è in crisi e si dice, bene, immagino un futuro sportivo italiano. L'altro giorno io venivo intervistato da una giornalista del Corriere di Buone Notizie e mi diceva, ma le città attive, appunto, perché a Copenaghen
sui marciapiedi ci sono i tappetini elastici. Che cosa costa a questo paese immaginare una roba del genere? Immaginare un playground chiuso e libero dove 10 ragazzini si incontrano e dice siamo in 10, si gioca calcio a 5, quindi non a calcio, si gioca a 5. Finiti, coloro che aspettano si autoregolano. Se questa cosa qua non la poni come percorso di politiche pubbliche, e quindi c'è qualcuno che le decide e dice da domani proviamo a far questo come hanno fatto gli altri, secondo me noi una nuova cultura sportiva in questo paese continueremo a far fatica a costruirla. Ci si è accorti che manca qualcosa anche molto nella comunicazione, sicuramente nella titolistica, nell'accentuare sempre questa cultura del vincente e non a raccontare magari più neanche le storie che sono dietro anche i piccoli risultati. Come vorresti, cioè, che fosse raccontato lo sport? La cosa più bella di tutte le persone che fanno sport, e qualsiasi sport, è la passione, quindi parte dai bimbi, dagli amatori, dai dilettanti, da quelli che lavorano 8-10 ore al giorno e riescono a ritagliarsi un'ora per andare a fare sport, perché comunque lo sport fa bene e mi piacerebbe che passasse questo messaggio. Che comunque si fa fatica, ma poi fatta la doccia è la sensazione più bella del mondo. E quindi a tutte le età, in tutte le categorie, in qualsiasi sport, mi piacerebbe che passasse, che è una cosa salutare, che è una cosa che ti fa invecchiare meglio o crescere meglio se sei un bimbo, perché ti insegna, poi è come nella vita, ti insegna tante, tante piccole leggi che poi te le puoi portare avanti fin da grande. Questo mi piacerebbe che si diciamo che passasse da noi atleti, da quelli che lo fanno come lavoro, tra virgolette, ma insomma è proprio il oltre alle persone che nascono col talento, ce ne sono tante che hanno la passione e riescono a raggiungere degli ottimi risultati allenandosi quando possono. Possiamo cambiare il modo di raccontare lo sport, anche perché serve anche quello, probabilmente tanto sport non è mai cambiato perché ci siamo sempre spesso limitati a raccontare lo sport di vertice e non lo sport piccolo perché è fatto magari in una piccola società, ma per questo invece grande. Io ricordo sempre che Gianni Rivera ha iniziato a giocare su un oratorio di un istituto salesiano e mi fermo qui, ma ce ne sono tanti come Gianni in altre scuole. Lucia ha già detto molto e sono assolutamente d'accordo con lei. Provo ad aggiungere una o due cose, perché il tema appunto non è soltanto di Gianni Rivera, no? Era anche di un Maradona che giocava con le arance, che palleggiava con l'arancio, di altri tanti. Allora, lo sport, secondo me, deve tornare a parlare delle storie degli atleti, delle storie delle persone, perché ce ne sono tante. Anche qui io un mio cruccio, non sono un professionista della comunicazione, ma resto convinto che anche nelle piccole esperienze fatte, quando per esempio prima di diventare presidente nazionale ero presidente territoriale della WISP a Parma, con alcuni giornali locali, degli inserti dei giornali locali che parlavano dello sport di base facevano crescere comunque. Quindi anche questo tema di una gazzetta dello sport, di un corriere dello sport, che non posso dedicare 2-3 pagine quando si dice, come dire, no, alla polvere dei campetti di periferia, anche questo diventa una delle questioni, secondo me, che va spinta sul piano culturale, va scelta sul piano culturale, per provare anche a capire, a determinare i cambiamenti. Credo che ci sia anche un'ulteriore cosa, oltre a dover parlare anche delle persone e quindi della storia delle persone. Faccio un esempio su tutte, diciamo, in questo caso dal punto di vista tra virgolette professionistico, ma che magari non lo è a proposito appunto della Enogo e della pallavolo. Quella roba lì andava raccontata esattamente in modo diametralmente opposto, come una cosa straordinaria, come un momento di affetto straordinario che voleva essere condiviso con la propria compagna. Cioè, l'ambito culturale del paese l'ha spostata come al solito su tutt'altro,
ritornare a riprendere culturalmente un piano, diciamo, di quelli che sono l'umanità, di chi la pratica sportiva la fa, di chi la organizza come le società sportive, è anche un altro dei temi, come ricordava Stefano e riprendeva e chiudo qui, Giovanni, il tema di sport e periferie, per esempio. Ora, la maggior parte di quei finanziamenti lì non stanno andando molto sulle periferie, primo. È arrivato anche il momento di immaginare che i finanziamenti non sono esclusivamente legati a impiantistica tradizionale, ma immaginare un qualcosa che non è tradizionale, che quindi diventa spazio dove giocare, dove praticare, no? Lo sport e quant'altro. E quindi anche, diciamo, sotto questo aspetto, io credo, sempre avviso ai naviganti e cassetta degli attrezzi, si arriverà a immaginare che chi organizza un determinato sport nelle carceri, che costruisce coesione territoriale e che, diciamo, ha un ruolo fondamentale nella costruzione di sussidiarietà orizzontale con gli enti locali, quindi con le politiche pubbliche, possano essere considerati a pieno titolo corpi intermedi riconosciuti nei tavoli. E chiudo con la riforma del terzo settore, ex articolo 55 e 56 del codice del terzo settore, che parla di coprogrammazione e coprogettazione dei soggetti del terzo settore con gli enti locali. Tutto questo basta semplicemente scriverlo in 10 righe di programma di governo e il giorno dopo non tentennare, chiamare i soggetti ai tavoli, e lo dico qui nella festa dell'Unità Nazionale del PD, con rappresentanze del Partito Democratico territoriali, con atleti, giornalisti, presidenti di enti di promozione sportiva. Per quanto riguarda la WISP, anche se alla WISP a quel tavolo non piace, ma ragioniamo comunque di una prospettiva di novità, di visione e quindi di riforma vera dello sport italiano e non del sistema sportivo o dello scippo delle risorse, perché poi, diciamo, fino ad oggi questo è stato. Noi lavoriamo tutti sull'attuazione, sulla declinazione attuativa. Si può, è fondamentale e indispensabile questo dialogo.